E siamo al video della presentazione. Dopo una riparazione parziale, ho cambiato un qualche condensatore, qualcosina. L'audio è un po' migliorato, però è rimasto molto basso. Forse converrebbe cambiare proprio il finale, in quanto è andato, un TDA 2006. Però comunque, vediamo in generale questo televisore. Televisore da 17 pollici della Telefunken del 1987. Come possiamo leggere qui? Si mette a fuoco. Sì, ok. Dotato di presa SCART che è stata probabilmente aggiunta in quanto c'è il modulo aggiuntivo. Aspettate che vi faccio che vi illumino. Ok. Presa d'antenna standard a 75 ohm. Curiosità interessante, anche l'attacco puntolina per l'altoparlante esterno, in quanto il TDA 2002, per chi lo conosce, sa che è un amplificatore da 12 watt, quindi spinge non poco, anche se in questo caso ha qualche problema. Vediamo poi quello che ci offre nel frontale, frontalino che è ancora in ottime condizioni in quanto il dentino funziona ancora. Abbiamo diversi tasti per la programmazione, abbiamo l'OSD che dopo vi mostro, audio video frontale e ingresso e uscita cuffie. Accendiamo comunque il televisore. Teoricamente mi va ok sul programma 1, però noi possiamo tranquillamente andare in AV anche utilizzando il telecomando. Il volume dovrebbe essere al massimo, purtroppo è basso. Qui, come vedete, si vede piuttosto bene. Cambiamo canale per non incorrere in copyright. Ok. Perfetto. Ah già, giusto, questo volume è abbastanza inutile perché sono sull'altra uscita SCART. Vi mostro comunque l'OSD. Questo è quello del volume, poi abbiamo l'OSD dei canali che non si blocca fino a che va avanti finché non trova un canale che si riceve. Molto interessante, però, sono questi menu sopra per la programmazione e per le impostazioni varie. In quanto abbiamo qui le impostazioni video, che abbiamo, cioè luminosità, nitidezza, contrasto e colore, che possiamo scegliere premendo a sua volta questi tre tasti per uscire questo qui. Abbiamo l'impostazione per la programmazione dei canali, anche questo numero canale, ricerca automatica, sintonia fine, numero programma e numero canale. E qui possiamo sempre spostarci, mentre col tasto blu non abbiamo niente, non mi dà la funzione. Questa qui sapete che ci resetta il volume, la sintonia fine, tutto quanto. Passiamo al canale 1, dove c'è memorizzato il mio videoregistratore. Come vedete l'OSD è pienamente funzionante. Volevo mostrarvi questo qui, che è l'impostazione del volume audio limite, che noi comunque mettiamo, che io comunque metto al massimo. Ok. Qui dovrebbe essere anche il picture in picture, penso, ma non riesco a farlo funzionare. Comunque si guarderà più avanti. Usciamo da questo menu e alziamo il volume. Facciamo play con il nostro videoregistratore solito. L'audio è molto più alto comunque sul sintonizzatore. La cassetta in questo punto è abbastanza rovinata. Ed ecco qua, direi che così può concludersi il video. Come potete vedere, si vede veramente bene in questo televisore. Non so se avete notato anche sulla scarta, posso farvelo rivedere. Vabbè, cambiamo col telecomando che facciamo prima. Lo posso anche far vedere che come qualità video è veramente, ma veramente notevole. Decisamente superiore a tanti altri televisori. Quindi niente, insomma, questo è il televisore. Possiamo anche a questo punto spegnerlo e fare stop sul nostro videoregistratore e salutarci arrivederci al prossimo video.
che sarà su quello che sarà, perché per adesso non ci sono nuovi video in programma. Al prossimo video.